I Kaminwurzeln nascono proprio qui, in Alto Adige. Sono molto curioso di sapere come nascono i Kaminwurzeln. Io sono cresciuto alla fine con i Kaminwurzeln fin da piccolino, mi ricordo che li mangiavo proprio a morsi così. Mm-hmm. Sì, la carne è tutta carne nostrana, viene macinata abbastanza grossa, allora, viene usata la spalla di maiale e poi la noce di manzo. Allora, questo è lardo di maiale. Che è stato tagliato dalla macchina a pezzettoni più grossi. Vedete, questo adesso è a una temperatura di meno 2. Uh-huh. Ci serve appunto per riuscire a raggiungere una grana che ci va bene a noi, insomma. Certo. Adesso andiamo a mischiare anche la carne di maiale e manzo. Ok. Sale, pepe e aromi naturali. Praticamente la carne viene mescolata, il sale riesce a penetrare nelle fibre. Questo io non l'avevo mai visto, cioè di svuotare il cestello in 3 secondi, fantastico. Ecco. Quello verde? Sì. Adesso andiamo proprio a insaccare il prodotto. Ecco, fermati quando finisce il budello. Devo fargliela farne ancora? No, qua a posto. Poi alla fine viene fatto il nodo. Comunque ci vuole una certa manualità e esperienza, perché voglio dire... Sì, beh, non è una cosa che si impara in 2 minuti, però sei già sulla buona strada. Grazie, quando vuoi. Viene messo sul carrello. L'anima del Kaminwurzel arriva ovviamente anche dalle spezie, no? Gli conferisce questo sapore particolare, ma quali sono le spezie in particolare che vengono utilizzate? Abbiamo sale, pepe, coriandolo, aglio e poi abbiamo la noce moscata. Buona. Questa è la salsiccia insaccata che abbiamo visto prima. Che è già stata affumicata. Chiaramente ha avuto il processo di asciugatura e affumicatura. In passato si affumicavano dentro al camino ed è proprio da qui che ha origine il loro nome. E vedete proprio il colore dorato che è proprio caratteristico. Viene usato solamente legno di faggio perché non presenta praticamente residui e soprattutto resina. Beh, devo dire che il profumo e il sapore è molto ben bilanciato. Cioè, avete proprio trovato l'equilibrio perfetto fra la affumicatura e gli aromi. Sì, noi ci avvaliamo anche di consulenze esterne, però in tutti questi anni io ho provato, riprovato e riprovato finché sono riuscito ad arrivare a questo tipo di prodotto. Dopo una mattinata passata a vedere come vengono prodotti i Kaminwurzeln, è arrivato il momento di assaggiarli. Non avete il camino a casa vostra per affumicare i Kaminwurzeln? Nessun problema, perché sul sito di Gustos trovate quello che fa al caso vostro, ma non il camino.